Buongiornissimo amici! Bentornati su questo canale. Cos'è che dici di tanto? Ben ritrovati sul canale dei due vagamondi, dove, come avete visto, piove. Siamo Sono 2 ore che super piove, felici. sono circa. Stanotte è piovuto, Mi ho guardato il pluviometro di Prateboni Ah. alle 7 ramo 3 mm. È poco. Sarebbero 3 litri per metro quadro. Sono pochi. Cioè, per far proprio bene dovrebbe piovere almeno 30-40 mm. Però Ma tipo adesso continuasse così tutto il giorno è sarebbe buono, ora. ma Però ragazzi, sta già piovendo. siamo Ci avevo contenti. provato ieri, sono uscite tipo 18-20 gocce. Poi ci ha riprovato pomeriggio, ma niente. Adesso sono 2 ore che piove. Farà, se va bene, 10-12 mm, che comunque li prendiamo. Sì, no, va Perché bene. comunque sulla Bisalta ieri ha piovuto il pomeriggio bene, perché si vedono tutte le virgole, quindi anche il nostro acquedotto si riempirà le falde. Sì. Un po'. Andiamo poi a Qui sta, controllarlo. sì, qui sta piovendo, per cui va bene. Oggi non bagneremo. Tra l'altro, oggi, in questo momento che stiamo registrando il video, è il 16 settembre. Compleanno di Sergio! auguri, Tanti auguri, papà! Sergio! Auguroni, auguroni, auguroni. Voi lo scoprirete il giorno dopo, però gli Sì. auguri sono sempre ben accetti. Meglio dopo che prima. Diceva mia Giusto. bisnonna che prima Giusto. partono male. Porta, Quindi non porta tanta fortuna prima, quindi fate gli meglio auguri dopo. tutti i giorni, va bene? E quindi tanti auguri papino, ti voglio bene. Auguroni. E il giorno del compleanno di Sergio piove, quindi Piove. regalone anche per Ha noi. portato la pioggia. Ha portato la pioggia, tra un po' arriveranno a trovarci a fare un po' di trabacchi, di lavoretti. Siamo contenti di tutti i suggerimenti che ci avete dato per la legna. E qualcuno, visto che ha chiesto anche informazioni sul perché sono stati messi in quel modo lì, in realtà ai lati dell'insegnamento anche di Andreino vanno intrecciati perché aumentano la stabilità, perché creano un nuovo di colonna. E poi tutto il resto, perché c'è qualcuno che ha criticato che lasciamo troppi buchi, un po'. Ma in realtà, non siamo degli esperti, abbiamo tantissimo da imparare. Però questa legna qua è stata tagliata da noi e E non comprata da una. non comprata perfetta da quelle, Dai macchinari dei apposta, dai macchinari che la fanno, credo loro, fanno Taya tutto loro, Boss, delle e segarete. quindi che è assolutamente perfetta. Questa qui, le lunghezze sono abbastanza, però le grandezze un po' più. Quindi noi Ce incastriamo, stiamo cercando di incastrare per far sì che regga bene la pila. E l'abbiamo. Sì. certo che ci sono buchi e tutto un po', perché comunque è tutta diversa la legna. Però va già bene, adesso dovremmo fare un po' di accuratezze, però il grosso di quella che avevamo noi è tagliato. Poi ne andremo a prendere dell'altra che ce l'ha regalata e poi magari nel prossimo video vi facciamo anche un po' di ringraziamenti Sì. a 2 persone in particolare. Sì. Però oggi vogliamo parlare di due importantissime novità, una imminente e l'altra un po' tra qualche mese. Sì, allora, l'altra magari non si farà mai. Boh, scherzo, scherzo, perché serve. Ma no, serve, sto scherzando. Voi starete dicendo, ma cosa dice questa qua? Allora, perché abbiamo pulito il cortile? Abbiamo pulito il cortile perché abbiamo deciso di fare un ulteriore piccolo investimento. È nata questa sorta di collaborazione, sempre a Cuneo, con un'azienda cuneese specializzata in un settore. Sì. Qualcuno di voi l'ha già scoperto nelle stories su Instagram o in un post. Perché abbiamo pensato che ognuno di voi che venga qua merita un'ulteriore coccola. E quindi da lunedì pomeriggio Sì. avremo. Avremo qui la tinozza. Praticamente, Sì. facendo un passo indietro, abbiamo appunto pulito tutto il cortile perché abbiamo individuato il posto dove secondo noi era più Consola per esatto, l'inverno. esatto. E allora, pulendo tutto dalla legna, lunedì arriverà RTM Wellness di Cuneo. Cuneo Madonna dell'Olmo. a portarci la tinozza. Sì. Per chi non sa cos'è la tinozza, praticamente è una vasca, Vasca botto in legno. sì, in legno, con una stufa esterna. Abbiamo comprato quella con la stufa esterna. Quindi si riempie questa vasca di acqua, con la stufetta esterna possiamo scaldare quindi l'acqua, così in pieno inverno quando fa freddo, ma anche in estate quando si vuole, si può fare il bagno nell'acqua calda. Sì.
E abbiamo scelto, abbiamo fatto un sacco di ricerche, c'erano un sacco di opportunità di comprarla direttamente in Finlandia o in Trentino, ma visto che la nostra filosofia vuole è basata su compriamo a Cuneo, compriamo qui in loco, abbiamo trovato un feeling eccezionale con Giuliana, Fulvio e sua figlia Paola. Sì. Ci sono piaciuti subito a pelle, ci piace la loro creatività, il loro modo di essere così professionisti del settore, visto che sono specializzati in saune, piscine e tutto ciò che riguarda il benessere. E dopo un incontro durato un'ora, abbiamo detto sì, ok, noi la prendiamo da La voi. prendiamo. E sono già venuti sul posto per vedere la fattibilità perché ce la portano direttamente loro e comunque questa è una strada di montagna. Noi preferiamo sempre quando vieni con un mezzo un po' più grande venire a fare magari un sopralluogo prima. Sono venuti, quindi nessun problema per portarcela No? giù. Lunedì E arriveranno. lunedì, in teoria lunedì pomeriggio, arriverà la tinozza. Dovremo fare semplicemente un piccolo piano per renderla un po' più piana perché il nostro cortile ha una leggera pendenza e allora per non creare danni alla struttura, creeremo un piccolo piano in legno direttamente con loro. E E poi poi toccherà a voi venirla a provare. Avremo l'opportunità anche di fare dei. Abbiamo pensato, anzi, sì. di darla esclusivamente agli ospiti del nostro B&B se la stanza sarà piena. Se Sì. no, nel caso la stanza non sia prenotata, chiunque in zona voglia venire a fare un relax bagnetto al tramonto o verso un bicchiere di vino in compagnia al tramonto, si potrà prenotare il pacchetto E sì, e. chiaramente dobbiamo solo capire le tempistiche per Esatto. scaldarla, quindi magari all'inizio, prima di, dovremmo fare delle prove, dovremmo cercare solo di capire un po' come fun il funzionamento Esatto, della tinozza. ci sarà una pompa che per la pulizia dell'acqua Sì. e visto che conoscendo già qualcuno di voi che chiederà, ecco, ma vi lamentate che non avete acqua, sprecate l'acqua così? Questo non è vero, in quanto l'acqua sono circa 600 litri, 500 in base alla grandezza. In teoria questa qua è 500. Dura un mese, ogni mese verrà cambiata perché durante, tra un cliente e l'altro, verranno utilizzate le pastiglie apposite di cloro. È tutta già la normativa nuova, abbiamo già parlato anche con Fulvio per la questione igiene, Covid, eccetera, eccetera. L'acqua verrà igienizzata ogni volta. E poi c'è questa pompa che dovrà essere sempre accesa, che andrà appunto a pulire, perché lui ha detto se non si accende questa pompa un tempo, un giorno e l'acqua si deve cambiare. Allora ci sarà invece questa pompa che penserà alla pulizia dell'acqua e quindi sì. Questo coprirà anche il fatto di. Potendo durare, poi dipenderà anche da noi, dalla cura in cui gestiremo il tutto, di non sprecare acqua, di tenerla a lungo Assolutamente. termine e quindi questo era giusto per rispondere già a qualcuno che sicuramente chiederà, ma vi lamentate che non avete acqua? Poi chiaramente nel periodo, se arriverà di nuovo un periodo di siccità, è chiaro che sarà una delle prime cose che si dovrà assolutamente, Assolutamente. cioè prima di tutto l'acqua per poterci fare la doccia, poter bere Per i vicini per quando i verranno su. vicini, per quindi cioè, sicuramente, cioè, noi abbiamo intenzione di lasciarla tutto l'anno questa tinozza, di poterla usare tutto l'anno. Ovvio che se c'è un periodo di siccità, c'è poca acqua, sarà una delle prime cose che dovremo assolutamente abbandonare. Assolutamente. Diciamo che per fortuna sta arrivando, è arrivata la pioggia, dovrebbe piovere anche a tratti nei prossimi giorni e ciò non succedeva da fine maggio, Una che pioggia con una pioggia costante per più di 2 ore, era da fine maggio che non succedeva, e parlando appunto, come abbiamo detto in con Piero oppure col Margaro, erano più di 10 anni che non si vedeva una situazione simile di siccità e quindi speriamo non si replichi più, anzi che arrivi tanta neve perché uno dei problemi per cui quest'anno, oltre alla mancanza di pioggia, c'è stata tanta assenza di acqua, tanto che per la prima volta da decenni il rifugio Quintino Sella ai piedi del Monviso, anziché chiudere a fine ottobre, ha chiuso in ha questi giorni, chiuso. sta chiudendo in questi giorni per mancanza d'acqua, per mancanza di luce, perché la luce la producevano con una piccola turbina d'acqua e quindi è un problema delle Alpi occidentali, del Piemonte in primis, veramente fuori da ogni logica, complice anche l'assenza di nevai dopo l'inverno, perché è vero che sono scesi 3,64 m a Capanne a 900 metri, però è scesa tutta subito, seguita da un febbraio-marzo decisamente caldi.
che ha infuso tantissima neve in anticipo, che quindi non ha creato riserve idriche. E quindi speriamo che non si replichi più, così voi potrete coccolarvi nella tinozza. Qualcuno ha già chiesto informazioni e noi potremo avere l'orto, lo zafferano e tutti i dintorni verdi e non brulli. Tra le altre cose, non so se hai notato, 2 ore di pioggia come già tutto un po' più verde il prato. È vero, però comunque c'è proprio già l'atmosfera autunnale. Sì. Figata, mamma mia, è proprio cambiato. Sì. Guarda come sta migliorando! Sì. Boh, già bene fatto. Però un po' di pioggerellino. Sì, sì, l'ha fatto. Ancora, un po'. Peccato. Spazio alla seconda novità. Anticipala tu. Allora, la seconda novità. Allora, vi volevo dire che... Ti adoro. La seconda novità. Ma non parli mai. Dai, di. No, parla a te. No, perché riguarda a te. Sei timido, parla a te. Vai. Perché riguarda me? Per l'inverno. Sì, ma non riguarda me. Tu che ami l'inverno. Allora, praticamente, partendo da Adamo ed Eva, no scherzo, allora, da Pradeboni per raggiungere casa nostra sono 2 chilometri di strada nel bosco, 1 chilometro e 200 metri più o meno è una strada comunale e quindi praticamente d'inverno passa lo spartineve, perché tra l'altro c'è anche un residente su, quindi non c'è nessun problema. Invece gli ultimi 700-800 metri da di tetto strada, pilone. Da tetto pilone, chi è già venuto sa che da quando si inizia a scendere, diciamo, per raggiungerci, quella strada lì diventa una sorta di strada privata tra le persone della borgata. Consorziale. Consorziale, una strada, la chiamano? Interpoderale. Interpoderale. E quindi praticamente il comune non può proprio contribuire alla spalatura di questo tratto di strada. Sì, perché noi essendo residente a Chiusapesio e la strada di Peveragno non riescono a spalarla. E poi comunque non è una strada comunale, quindi non possono proprio per legge aiutarti con... l'anno scorso abbiamo deciso di fare venire l'appalto con l'accordo, appunto, in accordo con tutta la borgata. Abbiamo praticamente, il signore ha preso l'appalto per spalarci la neve. L'unica cosa che il costo della spalatura è un po' altino, perché comunque i rischi sono tanti, allora è arrivato a un bel a tanti zeri, un bel, diciamo, conto da pagare. Quest'anno allora abbiamo deciso, sempre in accordo con gli altri del consorzio, della borgata, di non spalare più la neve, di non aprire più la strada. Quindi gli ultimi 800 metri di strada che raggiungono casa nostra non saranno appunto aperti. E quindi... In caso di neve, in caso ovviamente. Di neve, ovviamente. E quindi cosa succederà? L'idea è stata... L'abbiamo buttata lì e ci è piaciuto subito, abbiamo già provato a studiarci un po' di cose. Si potrà raggiungere il nostro bed and breakfast in due modi, o direttamente a piedi con le ciaspole o gli sci da Vigna, con una strada di 30-40 minuti, oppure a piedi da tetto pilone, passando o nel bosco o direttamente sulla strada. Ovviamente se nevicherà tanto ci preoccuperemo noi prima di battere con le ciaspole il sentierino. E lì sono da pilone, sono più o meno 800 metri di discesa, perché si scende passando dalla strada, se no più o meno dal bosco, magari un pochettino di più, però praticamente è quasi tutto in piano il bosco. Se qualcuno pernotterà più di una notte e avrà bisogno di un aiuto, noi verremo a piedi con una slitta, qualcuno di voi l'ha già vista facendo la legna, a prendervi i bagagli, darvi una mano, ed sarà lo strumento con cui noi andremo a fare la spesa. Sì. Perché noi parcheggeremo su. Sì, e avremo questi 800 metri tutte le volte da farci, quindi se andremo a fare, quando andremo poi a fare la spesa, ci organizzeremo bene magari con gli zaini e con la slitta e faremo quindi il trasporto per qualche mese, quindi diventeremo una sorta di rifugisti anomali. Perché abbiamo appunto scelto questa esperienza, vedremo quanto ce la faremo, perché comunque noi abbiamo quest'anno, grazie anche a Francesco e Giampiero, i nostri meccanici di fiducia, cambiato le gomme al trattore, lo scorso inverno ho comprato le catene nuove, sistemato la pala, l'olio, eccetera, eccetera. Però appunto quest'anno abbiamo detto proviamo a vedere se ce la facciamo, quindi lasceremo la macchina su, ci organizzeremo, quindi l'autunno sarà fondamentale anche per fare le scorte vere e proprie. Perché comunque ogni volta poi sarà da fare a piedi,
fisicamente ci farò bene della Madonna. Sì, guarda. Sarà più faticoso, però secondo me ci aiuterà proviamo. Tanto. C'è da dire una cosa, che la strada, quella, questa qua, che faremo a piedi, è una strada assolutamente esposta al sole. E poi ancora una cosa importantissima, che magari qualcuno poi si potrebbe spaventare, assolutamente sicura, non esposta a distacchi di neve slavine varie. No, no. Perché tutto è nel bosco, quindi è quasi in piano. Sì, cioè, praticamente in piano. Quanto dislivello c'è? 100 metri? No, neanche, 50 no. metri. Da lì a là? Sai, poi siamo a 9... 100 lì, 9,30, sì, 40 metri scarsi. 40 al massimo 50 metri, quindi c'è pochissimo dislivello. E poi no, assolutamente non è pericolosa. Anzi, quando toglievamo... Così vero che abbiamo tolto la neve, comunque c'era tantissima gente a passeggio, perché è proprio nel bosco, quindi è super super tranquilla. E poi è larga comunque per il passaggio a piedi. Quella asfaltata. Mentre l'altro sentiero che taglia a metà il nostro bosco praticamente è tutto in piano, tranne l'ultimo metro dietro casa dal casotto, che pende leggermente di 2 gradi. Sì, no, quella la stradina che facciamo sempre quando andiamo nel bosco. Però ci piaceva appunto l'idea di questo viaggio per venire qui a piedi. Ora stiamo cercando di capire anche dove puoi farvi mettere le macchine, stiamo cercando di capire con alcuni local, alcuni signori del posto dove potremmo farvelo lasciare, e secondo me sarà speciale. Sì, e poi appunto c'è anche da dire che, come ho già anticipato, la strada praticamente è esposta molto bene, prende parecchio sole. Ci sono certi punti che non lo prendono, però parecchio sole, quindi non so effettivamente quanto durerà, perché se come lo scorso inverno, che però ha fatto anche tanto caldo, probabilmente la neve durerà pochissimo, quindi magari si farà poco questa esperienza. Non sappiamo, in base a... È anche vero che però se non la togli e la schiacci, lei rimane lì. Però ad esempio quella per andare giù a Vigna, anche con tutti i metri neve che sono scesi, le persone che venivano a piedi poi a un certo punto... hanno detto che non venivano neanche più con le ciaspole, perché ormai era potrebbe essere un'esperienza da dicembre gennaio, se facesse come l'anno scorso. Ma vi racconteremo. Noi abbiamo preso questa scelta anche a livello un po' etico per noi, perché ci piacerebbe appunto l'idea di raggiungere un posto a piedi, godersi il paesaggio, farsi anche un piccolo viaggio, che poi alla fine 800 metri sono 10 minuti a piedi se uno va piano, però appunto entrare nel mood di dire ora è qua, disintossicarsi dallo stress. E poi concedersi magari sotto un'abbondante nevicata, un bagno nell'acqua calda. Wow. Con un bel bicchiere di vino. Sì. Tutti in allegria. Esatto. Quindi queste sono le novità che viviamo oggi. E noi vi ringraziamo di averci seguito. E speriamo di avervi tenuto un po' di compagnia e dato qualche spunto. Fateci sapere cosa ne pensate di queste novità. La canzone del giorno. La canzone del giorno. Vabbè. Madame Marea. Mamma marea, quella lì. Perché li ama Marea. Madame, ti piace tanto? Sì, mi piace Madame, ma perché mi ha colpita la canzone di Sanremo. L'ho pianto a ascoltare voce. Mi era piaciuto proprio tanto, mi aveva toccato nell'anima. Bella. E quindi bella. Marea, Madame, o Madame Marea. E ricordandovi, viva la montagna sempre, ma soprattutto viva Cuneo! Da Tetto Cabana è tutto, a voi la linea, buongiornissimo. Ciao! Amici, ciao. La tinozzetta, la nevica, così arrivano i clienti direttamente nella vasca. Sì. stasera mi butto quello... mi butto in tinozza. La canzone di Alex Britti. Mi bagno, mi tuffo, mi giro e mi rilasso, mi bagno, mi asciugo e inizio a guido, passo e mi ribagno, mi rituffo, mi rigiro, mi rilasso, mi bagno, mi riasciugo e ricomincio a guido, spasso. Na 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 na. Non lo conosci? Sì, no, ma vedevo che eri proprio goduta. Ma perché mi piaceva. La sapevo tutta, pensa un po'. Come si intitolava? La vasca. La vasca? Ah, la tinozza. Appunto, per quello che Alex Britti. Buongiornissimo amici, da Romina Karaoke, mod on. Oh, ma lo compriamo questo karaoke? Facciamo karaoke qua. Ma che sposo. Tu però non canti. Ma oh, per carità, non lo compriamo, già cambiato idea. Mi sei nervo, vorrei.